La Marina Militare Italiana è all'avanguardia addirittura in campo mondiale per quanto riguarda l'investigazione in mare, cioè nei fondali, per verificare non soltanto se ci sono mezzi di offesa. Ricordiamoci per esempio l'11 settembre del 2001, e allora si sta pensando anche ad attacchi terroristici via mare, ma in tempo di pace anche a ciò che si trova, non solo per i residuati bellici, ma anche per quanto riguarda altri elementi che in mare possono in qualche modo contrastare la navigazione. Ne parliamo con l'ammiraglio Camerini, in occasione comandante del Comando Marittimo Autonomo di Sicilia, in occasione della presentazione di questi mezzi ultramoderni che appunto servono per investigare. Detto bene? Assolutamente sì, servono per investigare, hanno diciamo una funzione duale, servono per investigare gli oggetti che si possono trovare sul fondo e che possono costituire un pericolo per la navigazione. Parlo di residuati bellici, parliamo di relitti, perché a Palermo, ad esempio, questa attività è già stata condotta, è stato trovato e ubicato meglio la posizione di un relitto rispetto a quello che invece erano le indicazioni delle carte. Non si sapeva di questo relitto, e quindi è assolutamente questo è utile per la sicurezza della navigazione. Però ecco, dicevo, un compito duale, perché questi strumenti hanno la possibilità di rilevare tanti dati ambientali e che di fatto possono essere passati a diciamo organizzazioni come l'ARPA, quindi al Ministero dell'Ambiente, e per in certo modo riuscire a dare la qualità, a capire qual è la qualità, no, anche proprio dell'acqua, della salinità dell'acqua, salinità, temperatura, limpidezza dell'acqua, e quindi sono tutti elementi che possono interessare diciamo l'ambiente, e quindi tutte le organizzazioni che sono legate all'ambiente. Allora, mi sembra una buona notizia, questa ottima notizia, per quanto riguarda il porto di Augusta. Si parla tanto di bonifica, da anni, bonifica che è stata anche contrastata per certi aspetti, perché si temeva che facendo emergere i sedimenti inquinanti si poteva addirittura rischiare ancora di più. Adesso queste attrezzature serviranno alla bisogna? Ma diciamo che non hanno questa peculiarità di poter capire sotto lo strato sabbioso quali sono, se ci sono metalli pesanti o meno. Questo bisognerebbe capire meglio. Sicuramente se esistono oggetti al di sotto di questo strato, questo sì, possono assolutamente individuarlo. Quello della bonifica del porto di Augusta è un problema che si trascina da anni, ma su cui io sinceramente non mi sento, non ho le competenze anche per capire se deve essere fatto o non deve essere. Ma voi avete una competenza riguardo all'area portuale, perché ovviamente la Marina Militare utilizza lo specchio d'acqua, no? Sì, lo specchio d'acqua sì, però la Marina Militare come difesa diciamo che interviene su richieste e su concorso, perché di fatto la difesa anche stessa dei porti in tempo di pace è comunque devoluto al Ministero degli Interni. È chiaro che noi abbiamo delle attrezzature, ed ecco perché diciamo oggi abbiamo diffuso questo progetto, proprio perché è importante che tutte le istituzioni in primis sappiano che abbiamo questi strumenti a disposizione per poter fare le ricerche che si vogliono fare. Quindi se le istituzioni non dovessero utilizzare questi strumenti così all'avanguardia, sarebbe un delitto, anche perché si tratta di soldi pubblici. Se ho capito bene, si tratta di fondi strutturali europei, PONI, cosiddetti PONI, sì. Utilizziamo anche a scuole, sì. Nelle quattro regioni che lei ha citato, cioè Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, se non mi ricordo male. Assolutamente sì, confermo. E quindi sono soldi di tutti, soldi europei, no? Sono soldi europei, e proprio per questo infatti facciamo questo tipo di progetto. È di utilità di tutti, non è un progetto che ha scopi militari, perché poi come ho avuto modo di dire prima, chiaramente c'è la NATO che ha sviluppato certi sistemi di cui questi oggetti fanno anche parte, proprio per contrastare eventuali gruppi terroristici che si potessero avvicinare dal mare. Però qui siamo in un altro campo.
Nel senso che si tratta di altri strumenti o sono simili a questi? No, gli strumenti questi fanno parte di questo sistema integrato, dove però chiaramente ci sono anche altri tipi di strumentazioni, sensori fissi, subacquei o di superficie, che chiaramente tendono a contrastare quelli che potrebbero essere degli avvicinamenti non occulti dal mare. Un'altra e ultima domanda. Oltre a ispezionare le acque di Augusta, mi pare che questo progetto è previsto anche per altri specchi d'acqua, no? Sì, in Sicilia in particolare per Catania, Messina e Palermo. E quindi ora il prossimo sito sarà proprio il porto di Messina, perché su Catania e su Palermo è già stata fatta attività, sono state già rilevate bombe, sono state rilevate specie di discariche, perché anche questo è molto importante. Discariche, scusi, di che tipo? Possono esserci per esempio gomme, ruote di autoveicoli, cioè quelli che vengono, esatto, quello che buttano e che si concentrano poi in determinate zone. Va bene, grazie allora, ammiraglio.